Business Line, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci tornati con un nuovo video e oggi finalmente facciamo la top 10 degli album americani usciti nel 2020. Come tutti sappiamo è stato un anno veramente ricco di musica e soprattutto di album di buon livello. Infatti stilare questa top 10 è stato abbastanza difficile, motivo per il quale ho da fare delle premesse. Prima volevo iniziare proprio nominando una serie di album da menzione speciale, nel senso che sono album davvero belli che mi sono piaciuti molto, ma che per questioni logistiche non sono riuscito a inserire in questi 10 album che ho scelto. Ora spero di ricordarmeli tutti. Comunque posso citarvi Stars di Young Lean, che secondo me è stato un discone, probabilmente sarebbe stato l'11° posto, The Goat di Polo G, anche Designer Talk 2 di Lil Tracy, Pluto per Baby Pluto, Double Hot Boy di Hot Boy, insomma ce ne sono diversi. Tra l'altro io feci una top 5 degli album usciti fino a luglio, quindi nei primi 6 mesi del 2020. Se vi siete visti quel video, vi dico già che praticamente quella classifica è stravolta. Soprattutto nei commenti qualcuno mi aveva scritto di provare ad ascoltare anche un po' quella roba tipo Griselda, Alfredo di Freddie Gibbs e tutta questa wave un po' più rap. Ora ragazzi, io ho provato ad ascoltare quegli album che mi avete consigliato, ma niente da fare, riconosco che siano dei progetti di buon livello, ma personalmente non mi hanno fatto impazzire, motivo per il quale anche quegli album non li ho inseriti in questa classifica. E quindi, anche se scontato, mi sembra doveroso dirlo che questi 10 progetti che ho selezionato sono quelli che personalmente mi sono piaciuti di più e ho ascoltato di più durante l'anno. Quindi, essendo la mia top 10, non può che essere soggettiva. Vi invito già da ora a scrivermi la vostra nei commenti, vorrei che si aprisse un dibattito, quindi commentate tutti con la vostra top 10 dei progetti usciti quest'anno. Detto questo, direi che possiamo anche partire con il 10° posto, che ho deciso di assegnare a Just Cause You All Waited 2 di Lil Durk, continuazione del primo capitolo uscito nel 2018. Tra versione originale e deluxe edition abbiamo un totale di 22 brani. Tra i feat troviamo Lil Baby, Polo G, G-Herbo e Gunna. First Week vende 53.000 copie, che non sono tantissime, ma trattandosi di Lil Durk direi che è comunque un buon traguardo. E ho deciso di mettere questo e non The Voice perché mi è parso molto più liscio e scorrevole nell'ascolto, mentre The Voice secondo me è stato più un mattone, anche se resta anche quello un album valido. Insomma, volevo e soprattutto dovevo premiare il 2020 di Darkio e ho deciso di attribuirgli questa 10ª posizione perché è stata un'annata da protagonista, anche se non magari a livello di altri rapper, comunque sicuramente ha dato il suo contributo. Al 9° posto invece troviamo 8 di Uno de Octavis. Probabilmente questo è il progetto più underground della lista e credo anche che molti di voi non l'abbiano neanche ascoltato. Vi introduco quindi velocemente l'artista. Chi è Uno de Octavis? Essenzialmente è il cugino di Playboi Carti ed è una delle prime persone con cui lo stesso Carti ha iniziato a fare musica. Questo già può dirvi un po' sullo stile che ha. L'album è composto da 18 tracce e vanta di feat come Ty Dolla Sign ma anche Calboy. E secondo me l'intero progetto ha un sound veramente figo. Personalmente quel tipo di roba a me fa impazzire. Se dovessi paragonarlo con qualcuno vi direi che assomiglia un po' a Carti, ma la realtà è che fanno roba allo stesso modo un po' diversa. Quello che posso dirvi è, se non avete ascoltato quest'album, assolutamente recuperatelo. All'8° posto troviamo Mafia Business della Shoreline Mafia, a malincuore il loro ultimo progetto come gruppo, o almeno per come lo conosciamo adesso. Infatti da ora in poi Phoenix Flexing non lo troveremo più nei loro pezzi. L'annuncio lo diede egli stesso dopo la morte di Mac P. Dog e purtroppo dovremmo farcene una ragione. Tra versione originale e deluxe abbiamo un totale di 29 tracce e tra i feat troviamo artisti mainstream ma anche molto underground. Per citarne qualcuno, Future, Lil Yachty, Wiz Khalifa, Z-Mani e O3 Grido. Un progetto che già di base è bello, ma soprattutto viene valorizzato dalla deluxe edition. Ammetto che con l'inizio dell'inverno ho iniziato ad ascoltarlo sempre di meno, ma è stata la colonna sonora della mia estate e tutto il sound Shoreline Mafia secondo me lo si apprezza di più proprio se ascoltato nella stagione estiva o comunque primaverile. Al 7° posto troviamo Mid Who 2 di Pop Smoke. Se avete visto il video sulla top 5 l'avevo messo proprio alla
alla quarta posizione. Qua lo troviamo slittato alla settima, ma resta comunque il manifesto della New York Drill. Abbiamo 16 brani tra disco base e deluxe edition, e tra i feat possiamo trovare Lil TJ, Quavo, Gunna, Nev e tanti altri. Ah, ovviamente tra le menzioni speciali dimenticavo anche Shoot for the Star, Aim for the Moon, e ho deciso proprio di premiare invece Mid V2 perché la ritengo la bibbia della drill e il miglior album di Pop Smoke. Nonostante questo, Shoot for the Star è davvero un album discreto che acquisisce ancora più valore se si pensa che è stato un album postumo, quando di solito tutti deludono, e in più aveva fatto notare quanto Pop Smoke fosse versatile. Al sesto posto invece troviamo Eye of Life di Future, l'album che ha perso più posizioni nella mia top 5 che avevo fatto a luglio, dove addirittura l'avevo messo al primo posto. Tuttora lo trovo un album assurdo, e tutto ciò che ho detto in passato di questo disco lo penso ancora, ma sono usciti un sacco di progetti interessanti e quindi ho dovuto rivedere un po' le gerarchie. In più, un fattore non indifferente che mi ha riportato a questa rivalutazione è il fatto che è un album che ho ascoltato un po' a periodi, c'erano mesi in cui ci andavo sotto, e ora per esempio in realtà è un bel po' di tempo che non ascolto nemmeno una traccia. Ora non so questo ovviamente da cosa dipende, soprattutto penso che sia un problema mio, però il fatto che non l'abbia ascoltato con così tanta costanza mi ha portato a ripensarci. Per il resto, come ho detto, quello che penso di questo album lo confermo, un album davvero con i controcoglioni, che dimostra che Pluto ancora a 37 anni riesce a fare musica più che di discreto livello, e soprattutto dimostra che il suo processo creativo non ha una fine. Le cose iniziano a farsi un po' più calde, arriviamo alla top 5 degli album usciti quest'anno, e al quinto posto ho deciso di mettere Savage Mode 2 di 21 Savage e Metro Boomin. Finalmente, dopo anni di rumor, è uscito il sequel di Savage Mode, album che ha fatto la storia della trap in America. Nonostante non sia proprio a quel livello, ma come ho già detto nella reaction a Savage Mode 2 che trovate in descrizione, è sempre difficile fare la continuazione di quello che ormai è considerato un capolavoro, e 21 Savage e Metro Boomin ci sono andati davvero vicino. Si confermano, secondo me, una delle coppie più potenti a livello proprio rapper-produttore, e hanno dato vita ad un album completo sotto ogni punto di vista. Formato da 15 tracce, troviamo pochi feat, Young Thug, Drake e Young Nadi, vende ben 171.000 copie first week, conquistando così il primo posto. Direi che dopo tutto l'hype che c'era dietro è una posizione più che meritata. Arriviamo al numero 4. Ho deciso di mettere After Hours di The Weeknd, quarto album studio del cantante canadese, formato da 14 tracce senza featuring. Uscirà una deluxe edition contenente 3 tracce aggiuntive e anche un piccolo EP di soli remix delle canzoni dell'album, ovviamente. Pensate che l'album First Week ha venduto ben 444.000 copie, sfiorando così per poco il platino alla prima settimana. Ovviamente il raggio del pubblico di The Weeknd è ben più ampio di quello che può avere un rapper americano, però sono numeri che sfido chiunque a farli. Che dire di questo lavoro, ragazzi? Onestamente si può considerare anche AOTI. Nella mia classifica, appunto, ho preferito altri album, ma nel suo genere, quello un po' più pop, è un disco senza difetti, oserei dire. Ancora una volta The Weeknd è riuscito a reinventarsi con un nuovo stile che in parte ricorda anche la roba un po' più vecchia che faceva, ma nonostante questo non si è ripetuto ed è riuscito a sfornare un album davvero originale. Anche per lui il 2020 è stato assurdo. Arriviamo così alla top 3. Al terzo posto ho deciso di inserire Wallot Red di Playboi Carti. Partiamo da un piccolo presupposto: se già di base non vi fa impazzire Playboi Carti, questo album al 99% non vi piacerà. È un album molto particolare da ogni punto di vista, flow, produzioni e tutto il resto. Finalmente, dopo anni di attesa, è uscito e secondo me è il suo migliore album a livello proprio di qualità. Certo, si può preferire lo stile che aveva nel self-titled oppure in The Elite, ma la qualità di questo album è assurdo. Unica piccola pecca è il mix, che in alcune parti delle canzoni poteva essere fatto decisamente meglio. Composto da 19 tracce, pochi feat ma ottimi: Kanye West, Kid Cudi e Future. È un album che a me è piaciuto tantissimo ed ero tentato di metterlo al primo posto. Non l'ho fatto semplicemente perché è uscito da relativamente molto poco. Ho bisogno che passino dei mesi prima di poter dare un giudizio
giudizio finale su questo album, ma per me è stato incredibile. Arriviamo al secondo posto, ho deciso di mettere Eternal Take e Love Is The World 2 di Lil Uzi Vert, unica posizione confermata dalla vecchia classifica. Che dire, Lil Uzi quest'anno ci ha fatto veramente sognare. Abbiamo un totale di 32 brani feat pesanti che poi sono presenti solo o almeno la maggior parte in Love Is The World 2, e abbiamo nomi come Chief Keef, 21 Savage, Young Thug, Future e tantissimi altri. Ancora oggi non so onestamente cosa preferisco, se Eternal Take o Love Is The World 2, so solo che Uzi in questo 2020 ha fatto veramente il fuoco. Tra l'altro proprio recentemente ho fatto un video su di lui che trovate in descrizione insieme a tutti gli altri link, e parlo anche in maniera un po' più dettagliata di Eternal Take, quindi se fossi interessati a saperne di più, link in descrizione. Arriviamo così al primo posto, ragazzi. Cosa mi sono dimenticato secondo voi? Ebbene sì, il primo posto è proprio di My Turn di Lil Baby, un album che rispecchia il 2020 passato dal rapper. Se quello di Uzi era fuoco, quello di Lil Baby è lava, è magma, vulcano, che cazzo ne so, ma ha fatto il panico ovunque ha messo mani quest'anno. Tra album originale e Deluxe Edition abbiamo 26 tracce, featuring pesanti, Future, Young Thug, Gunna, Lil Wayne e tanti altri. Nessun filler secondo me, non skippo veramente un cazzo di questo disco, e complessivamente analizzando tutto l'anno è l'album che ho ascoltato di più, motivo anche per il quale ho deciso di premiarlo. Semplicemente assurdo, non mi ha mai stancato, è a mani bassissime, penso che un po' tutti siano d'accordo con me, è il suo album più completo e maturo. Se si pensa alla sua carriera, da quando è iniziato nel giro di pochi anni è passato da essere considerato uno dei figli di Thug, la brutta copia, a essere un rapper assurdo e oserei dire anche un nuovo leader o comunque modello a cui aspirare per i giovani che iniziano a fare trap. Anche le statistiche sono assolutamente dalla sua. Prima settimana vendute 197.000 copie. Poi il disco è rimasto al primo posto, diciamo che alternava, in periodi si abbassava, poi ritornava al primo posto, anche grazie alla Deluxe eccetera eccetera, per un sacco di volte. E proprio per questo è stato il primo album rap a fare doppio disco di platino quest'anno. E pensate che poi è stato seguito da pochissimi album, Misa, Shoot for the Star, Rain for the Moon di Pop Smoke e qualcun altro, ma non ne sono sicuro. A mio avviso è stato senza ombra di dubbio l'artista dell'anno, e questo era l'unico modo che avevo personalmente di premiarlo. Bene ragazzi, questa era la mia top 10 degli album americani usciti nel 2020. Come ho già detto inizio video, è stata un'annata veramente pazzesca. Voi cosa ne pensate? Vi trovate d'accordo? Avreste cambiato qualche album di posizione o l'avreste fatta completamente diversa? Fatemelo sapere con un commento qui sotto, mi raccomando, con le vostre top 10. Se il video vi è piaciuto vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, nel caso in cui non foste iscritti al canale ad iscrivervi al canale, attivate la campanellina per rimanere aggiornati su ogni contenuto che carico sul canale, condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slat.